Assessore, con Abruzzo include c'è una nuova progettualità, uno stanziamento economico importante per quanto riguarda le categorie cosiddette fragili. Sì, Abruzzo include una misura che ho voluto fortemente inserendola nella nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, una misura con una dote finanziaria di oltre 15 milioni che va incontro a quelle persone svantaggiate, fragili e in stato di povertà, perché anche loro devono avere un minimo riscontro a livello lavorativo e quindi in questo progetto sono previsti dei tirocini formativi, delle borse lavoro remunerati, quindi sicuramente una misura importante che va incontro a queste persone che si trovano in difficoltà. Ecco, la pandemia e l'emergenza Covid hanno sicuramente peggiorato la loro situazione, un segnale importante, i soldi vanno agli enti d'ambito, ai comuni, affinché possano fare queste borse lavoro e questi tirocini formativi e dare un riscontro positivo a queste persone. Logicamente, come dicevo, sono remunerate e quindi è una misura che ritengo molto importante. Qualora abbia successo, siamo pronti a mettere altre 15 milioni per soddisfare altre richieste. Rientra anche nel nuovo piano sociale che da poco abbiamo approvato, che mira appunto a far sì che in Abruzzo nessuno rimanga indietro.